Matteo Viglianti, mister della Polisportiva Stella, una vittoria di cuore, oserei dire, nel derby contro il Bainzizza. La prima cosa che ho detto ai ragazzi, oggi il cuore è oltre l'ostacolo, sopra ogni cosa. Dobbiamo vincere solo così perché loro erano nettamente superiori a livello tecnico, noi mancavamo molto di esperienza, poi mancava pure il bomber Lucalzi, che quello che ha segnato più gol, però sono contento di tutti. Mi dispiace solo per chi non ha giocato, però... Senti, prima della partita hai promesso lo sgambettino alla squadra che è superiore a voi in classifica, forse anche qualcosina meglio tecnicamente, ma te la sentivi questa vittoria? Sì, sì, vedevo i ragazzi che miglioravano settimana in settimana. Sapevo che la prima parte del campione andavamo a subire, perché comunque venivano tutti i ragazzi a calcio a 11 e i movimenti del calcio a 5 erano completamente diversi. Piano piano, lavorando, alla fine si comincia a entrare a vedere qualcosina. Non dico che raccoglie i risultati, però si comincia a vedere qualcosina. Ma il cammino è ancora lungo. Senti, è una vittoria da cui però ripartire. Inizia oggi un altro campionato. Sì, no, vabbè, ripartiamo da zero. Ripartiamo da zero come se nulla fosse. Ricontinuo a lavorare giornata in giornata. Ah, mister Catanzariti dell'Atletico Bainzizza. Come si dice in questi casi, il panettone è rimasto indigesto. Che è successo oggi? Un po' sicuramente la pausa ci ha un po' penalizzato. Erano un po' scarichi i ragazzi, però probabilmente quando si è fatta dura la partita non sono riusciti a mettere la giusta cattiveria. Poi la partita poteva girare in tutti i modi, è girata per loro, giusto così, perché lo Stella è una buona squadra, fino adesso ha raccolto pochissimo, però c'ha ragazzi di buona volontà, oggi hanno fatto il loro dovere, meritatamente hanno vinto. Parlerò con i ragazzi martedì. Cosa è mancato oggi? Tante cose, non abbiamo mai finalizzato quello che abbiamo creato, poi eravamo un po' lenti con la testa, tante piccole cose che sommate poi hanno un po' facilitato il compito degli avversari, che ripeto, hanno comunque molto meritato la vittoria, giustamente. Prima della partita hai avvertito anche due ragazzi, temevi in particolare questo derby? Assolutamente sì, temevo la partita della ripresa proprio perché dopo due settimane dove veniamo già da una sconfitta, non c'era la tensione giusta, avevo un po' paura. Si era messa anche bene a un certo punto, non siamo riusciti a gestire proprio il momento neanche quello di vantaggio, quindi è giusto aver perso e dobbiamo migliorare, siamo una squadra comunque nuova, abbiamo fatto finora molto molto bene, però i momenti difficili arrivano e usciremo anche da questi momenti senza problemi. Una sconfitta che comunque non sminuisce il bene che avete fatto finora, la squadra rivelazione del campionato probabilmente. Ah, rivelazione non lo so, abbiamo fatto un buon lavoro fino adesso, dobbiamo continuare a farlo. Anche questa sconfitta ci servirà, noi sicuramente non partiamo per arrivare tra le prime due o tre squadre, lottiamo per fare un buon campionato, quindi ce dobbiamo guadagnare tutti i punti, dal primo all'ultimo, contro la prima come contro l'ultimo.